sincero. Io ho fatto in 30 anni molte cose, ne farò ancora, ma insomma sarei già contento così. Per come le ho fatte, per l'entusiasmo che ho messo nel fare le mie cose. 30 anni di carriera belli, insomma, dove non mi sono fatto mancare niente, con qualche problema privato che ovviamente insomma ha interferito in questa corsa, in questo cammino apparentemente senza troppe curve, ecco, a parte gli inizi che sono stati invece pieni di curve. L'emiliano di solito è espansivo, è aperto, no? È sanguigno, quindi io affronto la vita in modo sanguigno. Poi mi piace stare in compagnia, mi piace divertirmi, mi piace mangiare, bere in compagnia. Non sono uno che può stare solo troppo, io vado in crisi se sto solo. Quindi ecco perché forse ho anche scelto di continuare a fare le tournée in giro per il mondo da anni e anni, perché ogni giorno c'è qualcosa che frigge, che frizza, l'incontro con il pubblico, il cambio della città, vedi facce nuove, parli con gente che non conosci, incontri anche belli che poi dopo restano nella vita, invece di star lì magari a casa a leggere un libro o non so, a sentire il telegiornale. Strappi il cuore e la mia vita è ferita. Io ho sempre scritto su delle cose che mi avevano colpito, no? Allora, posso scrivere di un abbandono di una relazione, ma lo scrivo sempre piuttosto in modo piuttosto enfatico, non semplicemente sto male perché mi hai lasciato, insomma, vado a vedere più in fondo, credo almeno se questo è quello che cerco di fare. Poi a sua volta quando mi fece incazzare l'Azione Cattolica scrissi la libidine, eccetera, eccetera. Un'altra volta ce l'ho con quello là che mi ha fregato la donna e dico Pippo che cazzo fai, insomma non le ho mai mandate a dire, ecco. In questo caso avendo un po' di più di serenità forse rispetto a prima, ultimamente parlo più delle mie radici, come nell'altro album Chocabec, parlo più di valori un po' più, diciamo, universali, se vogliamo. Sono meno attaccabrighe, anche se, con le canzoni sto parlando, anche se, cioè voglio dire, quando vedo le cose così rugginose, così maleducate, così arroganti, a volte mi verrebbe voglia di scrivere qualcosa di più pesante. Ecco. In questo periodo non ci sono così pesanti, a parte la situazione economica mondiale, ma quella non è che non mi interessa, è che non sta a me parlarne, non credo che sia neanche il caso di parlarne in una canzone. Insomma. Guarda, ognuno di loro sono persone talmente dirette, talmente simili a me, che ci siamo sempre trovati su, è la chimica che funziona. Poi di solito noi ci siamo conosciuti prima, io prima di fare una roba con Sting ero già padrino di suo figlio perché ci conoscevamo come persone, non perché volevamo fare qualcosa insieme. Ci hanno presentato, siamo entrati subito in sintonia e abbiamo continuato a frequentarci. Ma tanti, cioè, da Pavarotti e Bono, insomma, Eric Clapton, ognuno mi ha segnato qualcosa e a sua volta io ho dato a loro qualcosa, no? E è un modo per arricchirsi. A me piace il confronto, a me piace il duello sano, quello bello,
ma ci deve essere un motivo che vogliono tutti e due, un motivo che nasce da entrambi, non perché la casa discografica o un manager ti dice ma se fai questo duetto, come si fa anche di solito, questo qui ti permette di aprire quelle porte là, capisci? È un veicolo per avere successo in quel paese là. Io con Paul Young l'abbiamo fatto per scherzo il duetto su Senza una donna. Non lo volevamo neanche presentare alla casa discografica, volevamo ottenere una cosa che rimanesse un ricordo per noi. Poi dopo invece qualcuno, io, l'ho mandato alla casa discografica così per curiosità ed è venuto fuori un successo in tutto il mondo senza che nessuno avesse fatto niente veramente. Non avevamo neanche fatto un video. Senza una donna. Quello che mi fa godere più di tutto nei concerti è vedere quando la gente comincia a ballare e magari non guarda neanche il concerto, hai capito? Ma comincia a liberarsi come fanno proprio i cubani che ce l'hanno dentro e vedi le persone felici, chi si sfoga, chi gioisce, chi gode. Chi lo prende come un fatto liberatorio, insomma, vedere ballare la gente è una gran bella scenografia. Io giro il mondo proprio perché ogni volta che arrivo in un posto sono stupito di qualsiasi monumenti, distese, i cieli. Dipende, sono ancora molto bambino in questo, no? Ci sono ancora molte cose che mi stupiscono, grazie a Dio. E questo è il motore che ti fa andare avanti, se no se non ti stupisce più niente, cosa fai? Cioè, sarebbe piuttosto arida la vita.